autografi dopo, perché no. Siamo con Cesare Antomarchi e Margherita Antomarchi, fratello e sorella. Com'è andata la seconda puntata di Eravamos? Chiedo prima all'organizzatore. La serata è andata benissimo, la cosa che non è andata bene è il tempo. Tempo atmosferico. Fuori pioveva, pioveva, allora ci ha creato un po' di problemi psicologici, perché noi non abbiamo più 20 anni, allora a 30 anni comincia a diventare. Però è andato tutto bene. E già ci hanno chiesto. Molto caldo. L'atmosfera era surriscaldata, fuori faceva freddo, ma dentro si stava ottimamente, devo dire veramente bene. Abbiamo mangiato bene, abbiamo ballato bene, abbiamo sentito buona musica, abbiamo rincontrato tanti amici. Che vuoi di più dalla vita? Ma non poteva andare meglio. Se non butti in faccia a lei un bicchiere, un secchio d'acqua fredda, no? Continua a parlare. La scorsa festa, la puntata numero uno, diciamo, è stata caratterizzata dal karaoke, cosa che forse questa sera è mancata un po'. Come mai? Diciamo che ci sono state delle cose che ci sono sfuggite di mano. C'era il viaggio in più rispetto all'altra volta, e questo viaggio ci ha complicato un po' le cose. Ogni cosa non può essere tutto perfetto, che se fosse tutto perfetto dovremmo cambiare mestiere, ci mettiamo a fare gli organizzatori delle feste. Vabbè, diverso, avevamo più voglia di ballare questa volta piuttosto che di cantare. Ci volevamo scatenare. Mi dispiace perché c'erano dei cantanti degli anni 60 che sono venuti e non hanno potuto cantare, però c'è la terza puntata. Ho sbagliato verbo. No, alla prossima, alla prossima. C'è la terza puntata di Eravamos. Ci sarà, è in programma. Però, quando? Punto. Sì. Facendo le corna. Io c'ho devo avere l'appoggio di mia sorella, che è molto più giovane di me, ha 20 anni meno di me. E allora. La verità, una volta tanto, dopo ha detto, ma sempre spacciato per la sorella maggiore, lo dico pubblicamente. Ma non è vero, sono la terza. Siete una macchietta insieme, siete proprio simpatici. Complimenti. Allora, lasciamo i nostri amici che ci guardano dicendo: ci vediamo per la terza puntata di Eravamos, non si sa ancora quando, non si sa ancora come, però se alla seconda c'era un viaggio, alla terza chissà cosa ci sarà. C'è un viaggio con me, se sono donne, se sono uomini, con lei. Dipende. Sì, no, tagliamo l'intervista, perché sono tra tutte e due. Va bene così. Ringraziamo Margherita e Cesare Antomarchi, alla prossima puntata. Certamente. La data, a data da destinarsi. Bella questa. E ci saremo. Grazie. Ciao.